Chiunque perseguiti un'altra persona creando uno stato d'ansia attraverso la violenza psicologica o la minaccia fisica è uno stalker. Dall'aprile del 2009, con la legge 612 bis, lo stalking è diventato reato perseguibile penalmente anche in Italia. Nella stragrande maggioranza dei casi, lo stalker è una persona conosciuta. Su 25.000 casi di stalking segnalati tra il 2009 e il 2010, solo 1.400 denunce erano contro ignoti. Si tratta per lo più di ex fidanzati, ex coniugi o pretendenti respinti, e le vittime sono, nella maggioranza dei casi, donne. Lo stalker non si rassegna alla perdita della donna amata e comincia a perseguitarla, fino ad arrivare, nei casi più estremi, all'omicidio. Nel 2011 sono state uccise 128 donne, 10 in più dell'anno precedente, soprattutto per mano di familiari o persone conosciute. È evidente che la legge non ha sortito gli effetti sperati. Uno stalker su tre, nonostante la denuncia o addirittura la condanna, è recidivo. Senza contare che per le vittime di stalking non è prevista l'assistenza legale gratuita, impedendo così di fatto la possibilità di denunciare a chi economicamente non se lo può permettere. Ma cosa realmente si può fare per fermare lo stalker? Introdurlo in un percorso di risocializzazione con l'ausilio di psichiatri e psicologi o inasprire ulteriormente le pene? Bene, il tema di questa sfida è lo stalking. DJ Dabolas, ci sei? Bella Dabolas. E allora al mio 3, 1, 2, 3, spit. Non vivo l'amore in modo morboso, e non chiamarmi trottolino amoroso. Io penso che l'amore sia un bene prezioso, e non chiedo nella legge che chiodo schiaccia chiodo. È pericoloso, scegli bene tuo marito. Fa attenzione che dopo ti vuole mettere la fede al dito. Minchia, fa attenzione perché poi ti fa felice. L'amore ti ammazza dentro e poi l'amore ti uccide. Occhio, con te, te come donna. Non te nel senso lato, ma tutte voi come donne. Performa, anzi, ancora questa volta. Io penso che la mente dell'uomo è abbastanza contorta. E se l'uomo ti segue da sempre, prima era il tuo cazzo di ranger e dopo è diventato tipo stalker Texas Ranger. Nel senso che ti segue sempre, sempre. Dove cazzo vuoi andare? Veramente tu, frate, ne devi accorgere. Perché l'amore delle volte ti può uccidere da dentro, e delle volte l'amore e la vita te la può anche togliere. Fa attenzione a che ti scegli. Queste rime io le invento, non le ho scritte sopra un foglio. Dico alle donne di trovarsi meglio il proprio fidanzato, e dico a tutti gli uomini di mangiarsi un po' l'orgoglio. Questo era il minuto di Ansi.